Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Gesù Cristo il Giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del genere umano, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viveremo a con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro delle cronache. In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re dei Caldei deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli, fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia. Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio sia con lui e salvo. Parola di Dio. Amen.
ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sio. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci i canti di Sio. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo, per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi in Gesù Cristo. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera Sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in essi camminassimo. Parola di Dio. Così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.
Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in lui. Parola del Signore. È notte, e sappiamo che la notte è quel tempo un po' particolare, forse anche per la nostra vita, quando ci addormentiamo con un vagone nel cuore, non vediamo l'ora che nasca il sole, nasca la luce per tutti noi, perché abbiamo a vedere in un modo bello e nuovo, il nuovo giorno. È notte. E in questa notte Nicodemo, questo maestro, va da Gesù e va di notte perché non voleva farsi coabitare dai suoi compagni, compagni del Sinedrio. È l'uomo della ricerca, l'uomo della verità, l'uomo che pur conoscendo l'Antico Testamento aveva bisogno di una verità concreta. L'Antico Testamento aveva parlato dell'avvento di Gesù, ma lui ecco, vuole ratificare questo momento e di notte va a incontrare il Maestro. E sarà Gesù che mostrerà il vero volto di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio unigenito. Chi è Dio? Dio è colui che ha mandato suo figlio perché gli uomini avessero la salvezza, possedessero la salvezza. E cosa significa questa salvezza? Perché gli uomini possedessero la felicità. E allora, ecco, Nicodemo scopre appunto in Gesù la felicità. Perché Dio è venuto nel mondo, si incarna nel mondo? Avete ascoltato il Vangelo? Non si incarna perché ci deve condannare oppure ci deve punire. Lungi da noi questo falso pensiero che forse abbiamo coltivato, che purtroppo ancora alberga nei nostri pensieri. Dio è venuto per renderci felici. E che significa felici? Significa incontrare la luce, incontrare Gesù. Sono solito dire, ma lo dico anche alla mia vita sacerdotale, che possiamo avere nella vita tutto, possedere ogni cosa, ma siamo sempre infelici. Guarda tu che cosa manca perché io possa essere felice, eppure ho tutto. E proprio quel tutto ti rende la vita infelice. E allora non tanto per tirare l'acqua al mio mulino, ma è così nella vita. Sapete che cos'è l'inferno? L'inferno non è un luogo circoscritto come i nostri pensieri formulano, non è vero. L'inferno è laddove manca Gesù nella vita, quello è l'inferno. Quando scegliamo gli idoli della vita, quando scegliamo Dio al posto delle cose che pensiamo che ci rendono felici, quello è l'inferno. L'inferno, cioè la mancanza di certezza. Pensiamo di, ma abbiamo sperimentato di essere fallaci perché manca a noi la luce. Allora vorrei in questo giorno, in questa domenica, quarta domenica di Quaresima, questa quarta domenica viene chiamata la domenica della gioia, sapete, del gaudio, della letizia, in un momento particolare. Come mai la Chiesa, anche in questo tempo di pandemia, ci parla di letizia, di gaudio? Sì, perché l'ultima parola non è alla pandemia. L'ultima parola è di Dio. E Dio che ama tanto il mondo non può far perire i suoi figli. Allora gioiamo in questo giorno. Forse
possiamo dire che è l'inizio di un percorso dove vediamo, come si dice spesso nel nostro linguaggio, la luce in fondo al tunnel, ma io vorrei dire di scoprire tutti i giorni la luce, la presenza di Gesù che ci dà coraggio e forza. Allora sia per noi e per me un motivo di tanta gioia continuare il percorso della nostra storia sapendo di non essere soli e guardando la croce. Il Vangelo ce l'ha ricordato. Mosè, il popolo di Israele che veniva morso dai serpenti, si rivolge a Dio pregando perché potesse debellare un po' la presenza di quei serpenti. Dio dice a Mosè: costruisci un'asta di bronzo e quelli che guarderanno, ecco, quest'asta di bronzo saranno salvati. A noi oggi è dato di guardare Gesù, guardare la croce, e chi guarda la croce è salvo. Possano veramente questi sentimenti aiutarci nella vita a scegliere ciò che è buono e bello per la nostra esistenza e di non coltivare quei sentimenti di inferno che tante volte ci affliggono e ci fanno perdere, ecco, in tanta vita, in un mondo che non ci appartiene. Coraggio. Ora ci mettiamo in piedi, con gioia professiamo la fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato e creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e sepolto, e il terzo giorno è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i miei. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo di Dio. Credo la Chiesa, una santa, professo il solo battesimo e aspetto della vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio è un Padre ricco di misericordia che ci ha tanto amati fino a donarci il suo Figlio. Invochiamo da Lui il dono di una vita rinnovata. Preghiamo insieme e acclamiamo: ascoltaci, Padre. Per tutti i battezzati, chiamati nella Chiesa a formare un popolo nuovo, perché rimangano fedeli al dono ricevuto, preghiamo. Per i popoli che non vivono ancora in condizioni di vera libertà, perché possano vedere presto giorni di liberazione, di giustizia e di pace, preghiamo. Per tutti coloro che nell'itinerario quaresimale si preparano a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, perché il dono che ricevono li renda figli della luce, preghiamo. Per tutti noi che in questa celebrazione gustiamo la misericordia di Dio,
perché possiamo condividere con molti altri la gioia che ci rallegra, preghiamo. Padre, tu sei un Dio fedele che continua ad amare tutti coloro che hai chiamato all'esistenza. Ascolta la nostra supplica e donaci di camminare sulle vie che dalle tenebre conducano alla tua luce. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre. Ti presentiamo con gioia, Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida del genere umano che camminava nelle tenebre per condurlo alla luce della fede e liberare con il lavacro di rigenerazione gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra ti adorano, intonando il cantico nuovo, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua luce.
santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti prego, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e le grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendi e bevete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Gaetano, Nadì e Giovanni, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te mio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo, unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo
liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace in questi giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E ora con un inchino scambiamo. Pace. Pace. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita.
Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. E ora inchinatevi per la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore.